Il gelato degli artisti è il gelato dell'Elba. Le gelaterie sono a Procchio e a Portoferraio. Dopo i giardini di Piazza Dante e quelli in Via dei Mille, il gruppo dei volontari messo insieme dal consigliere comunale Vincenzo Fornino ha ripulito il giardino di Via Ninci. Siamo andati sul posto proprio mentre il gruppo era al lavoro tra panchine da sistemare e aiuole da ripulire. Ci hanno spiegato gli interventi effettuati e come hanno intenzione di proseguire questa loro attività di volontariato. Il giardinetto di Via Ninci era un altro inghippo che c'era e anche qui ho avuto diverse segnalazioni dalla popolazione, ma specialmente dalle persone anziane, perché anche in questo giardino c'erano praticamente le panchine che erano non funzionali, gli mancava tutte le stecche, ormai lo stesso le siepi, cioè tutto quello che ci circondava, dal verde al legno alle aiole, erano in condizioni veramente pessime. Quindi questo secondo me è un'altra terrazza che si affaccia qui sul molo praticamente di Portoferraio. E ci passano centinaia e centinaia di persone giornaliere e mi dispiaceva vedere questo giardino abbandonato in questa maniera. Quindi con i volontari e anche con il comune abbiamo concordato il lavoro da fare e insieme al vice sindaco Marini e gli altri assessori ci siamo un attimino trovati e si è detto diamo la priorità e si va subito lì. Mentre gli operai del comune purtroppo anche questa volta non sono potuti venire a dare una mano, ma perché sono impegnati con il discorso delle aperture delle scuole. Abbiamo queste urgenze con le scuole e quindi sono stati mandati alle scuole. Comunque noi ci siamo stati definiti dalla popolazione una macchina da guerra e guerra sia, noi si va avanti. Finché abbiamo le forze e il materiale si va avanti. Anche questa volta la zona era in uno stato di estremo degrado, come ci racconta chi ha lavorato alla pulizia e alla sistemazione degli arredi. Abbiamo trovato la situazione in stato di degrado completa, perché avevamo trovato sotto il muretto bottiglie addirittura di gente che ci viene la sera, si vede a bere e lascia tutto qui. Bottiglie, sigarette, pacchetti di sigarette, come vedi bottiglie per terra. E ti dirò che il lavoro è notevole, pensavamo di fare molto prima, invece ci stiamo rendendo conto che insomma il lavoro c'è da svolgere, il diverso lavoro, ha già intervenuto un furgone dell'igiene service, ha già portato via un carico di roba, ma vedo che forse se ce la faremo con il secondo e non so se ce la faremo. Si spera di finire entro oggi pomeriggio, quando anche della riverniciatura di tutte le panchine a cui abbiamo cambiato, come vedi, come ha già cambiato circa più di 10 stecche, perché praticamente era impossibile più starci a sedere perché non esistevano più le stecche. Abbiamo rimontato tutte le stecche nuove, ora stiamo pure provvedendo alla pulizia dei muretti e alla rimbiancatura di tutti i cordoli, metteremo delle piantine nuove, come vedi lì già abbiamo fatto un'iniziativa sembra nuova per Portoferraio, ma carina, con un copertone colorato fissato su una base di una palma già tagliata perché si vede era malata, mettiamo delle piante, cerchiamo di imbellire la zona per renderla vivibile almeno al gente o turista che viene qui e passa un'ora di sera guardando il porto. Il gruppo di lavoro è consolidato e la loro opera non terminerà qui, ma sarà rivolta ad altre zone del territorio portoferraiese. Però ci rendiamo utili una mattina, un pomeriggio o una giornata intera per la comunità. Lo facciamo dietro proseguo di Fornino, seguiamo Fornino e abbiamo avuto il supporto da Marini, dal vice sindaco. Ma insomma si sta procedendo praticamente alla pulizia di varie zone e dopo di questa ne avremo già un'altra in prospetto da fare. Qual è la prossima missione? La prossima missione sembrerebbe sia queste qui di fronte, dove c'è il libraio. Dietro il libraio praticamente abbiamo delle panchine che sono in abbandono. In conclusione, Vincenzo Fornino, oltre a ringraziare il gruppo dei volontari, lancia un appello perché tutto questo lavoro non vada perduto e le zone ripulite e sistemate siano mantenute. Voglio fare un appello perché in questo giardino la maggior parte dei danni che sono fatti e causati sono di un gruppo di ragazzi che tutti venerdì e sabati sera si presentano, lo puoi anche indicare, su questo muretto seduti con 7, 8, 10 bottiglie di vodka. Poi non è che dici non ci sono cestini, questa roba la buttano nel cestino, viene buttata sotto nella terrazzina. Io di persona questa mattina dalle 9 alle 11 ho levato due sacchi di spazzatura fra bottiglie, bicchieri, bottigliette di plastica e tutto il resto. Quindi è una vera vergogna. I giovani d'oggi venissero a darci una mano invece di combinare casini la sera, proprio detto alla portoferraese, noi li accettiamo volentieri, capito? Perlomeno si fa un'altra bella mandata di persone, riusciamo a svolgere ancora meglio per il paese.